La popolazione di Berceto decresce e ciò non è più una notizia, ma nel 2011 il saldo negativo è stato di appena 22 unità rispetto alla cinquantina di unità degli anni precedenti, e ciò è una notizia positiva. Infatti la popolazione al 1 gennaio 2011 era così suddivisa: 1097 maschi e 1092 femmine, per un totale di 2189 persone. La medesima popolazione al 31 dicembre 2011 era invece così suddivisa: 1097 maschi e 1070 femmine, per un totale di 2167 persone. La differenza tra nati e morti in tutto il 2011 è stata di meno 36 unità, più specificatamente meno 16 maschi e meno 20 femmine, ma il tutto è stato compensato dall'arrivo di 14 persone, più specificatamente più 16 maschi e meno 2 femmine. Per cui le 36 unità perse per cause naturali sono state in parte ricolmate dai 22 immigrati. Un dettaglio: all'inizio dell'anno 2011 vi erano 1174 famiglie, mentre alla fine dello stesso esse erano 1185, dunque un incremento di 11 famiglie. I nati nel 2011 sono stati 9, di cui 3 maschi e 9 femmine. I morti nello stesso periodo sono stati 45, di cui 19 maschi e 26 femmine. Gli iscritti all'anagrafe da altri comuni sono stati in totale 53, di cui 32 maschi e 21 femmine. Invece dall'estero sono stati 13, di cui 6 maschi e 7 femmine. Dunque il totale degli entrati, tra virgolette, sono stati 66, di cui 38 maschi e 28 femmine, dato questo che va a cozzare contro i 52 emigrati o altri cancellati dall'anagrafe. In definitiva, a rallentare il progressivo declino della popolazione bercetese è stato il saldo positivo di 14 unità tra immigrati ed emigrati, che va sempre a mettere una pezza al saldo naturale tra nascite e decessi, meno 36 nel 2011. In totale gli stranieri, sia dell'Unione Europea sia dei paesi extra Unione Europea, sono 206 ed incidono del 9,5% sull'insieme della popolazione bercetese.